Seconda giornata di campionato, Serie B, Girone B. Al palazzetto di Burago Morgora si affrontano Città di Bresso e Futsal Villorba. Per il Città di Bresso sono a referto Bianchi, Molinari, Fabbrini, Berardino, Mezzani, Monti, De Feudis, Villa, Nocera, Spezzalegna, Battaglia e Casetta, allenatore Ivano Bruno, che è arrivato da Alberto Ferri. Per il Futsal Villorba, formazione della provincia di Treviso, proveniente dalla Serie A2, rispondono Azzolin, Semenzato, Zocchi, Sacilotto, Busato, Bau, Rescepai, Mazzon, Durante, Del Piero, Cocchetto e Mungo, allenatore Michele Frizzero. Gara valida per la seconda giornata della Serie B, Girone B. La Città di Bresso ha perso all'esordio 7-3 sul campo del Real Cornaredo, il derby lombardo. Il Futsal Villorba invece si è aggiudicato i 3 punti nella prima giornata. Dunque sfida già importante per il Bresso, che ha cambiato molto in estate, visto che c'è stata la collaborazione con la Domus, da cui è nata appunto il Città di Bresso, con tanti giocatori di qualità inseriti in rosa, come per esempio Matteo Monti, quest'oggi all'esordio in campionato, visto che era squalificato nel derby della prima giornata, Spezzalegna, Fabbrini, che l'anno scorso militavano con la Domus. Dunque squadra ambiziosa, ma oggi bisogna assolutamente muovere la classifica, conquistare i primi punti di campionato qui al palazzetto di Burago Morgora, che ospita occasionalmente il Città di Bresso, che alla prossima gara casalinga, quella del 19 di ottobre, giocherà invece al campo di via Cambini, Centro Sportivo Fossati di Milano, sempre alle ore 15. Mezzani, Fabbrini. Fabbrini esce nel dribbling, Fabbrini si accetta perché è il gol sinistro. Smanaccia il calcio d'angolo, Azzolin. Matteo Monti alla battuta. Fabbrini però non controlla bene, poi Monti scivolata, recupera la palla, poi di punta. Calcia fuori di poco. Prima occasione, Zani che intercetta la ripartenza, Monti che da buona posizione calcia fuori. Battaglia, Mezzani, Spezzalegna, Battaglia, 1-2 Spezzalegna, calcia la respinta di Azzolin. Tiro libero affidato a Cristian Battaglia. Molto avanzato il portiere Azzolin. Taglia che prova di piattone, palo a rete! Il vantaggio del Città di Bresso con Cristian Battaglia sul tiro libero. Dunque sblocca il risultato all'undicesimo minuto. Avanzato Azzolini, Fabbrini, piattone, stavolta Azzolini si distende, riesce a deviare in calcio d'angolo, poi Fabbrini che riesce solo a toccare il pallone, Mazzon, e calcio diagonale, secondo palo, lo riesce a indirizzare il pallone Cocchetto in scivolata, Del Piero che può avanzare, appoggio 1-2, la chiusura di Spezzalegna, l'azione non è finita, la conclusione del gol, la deviazione dovrebbe essere di Del Piero, l'ultimo tocco sotto porta, numero 10 del Villorba, che funziona un cambolesco di ripartenza, riesce a pareggiare. Salenia cerca il secondo palo, Battaglia però la vuole di destro, palla buona e Mezzani, il gol, Roberto Mezzani riporta in vantaggio il Città di Bresso al quarto minuto della ripresa.
Pizzani che ha dato il gol anche la prima giornata sul campo del Cornaredo, il secondo gol in campionato per Roberto Mezzani. Batte Mazzon, palla che passa la barriera e trafigge Casetta. Villalba dunque che per la seconda volta riequilibra il match. Parte Spezzaleglia, il piattone, il gol! Il gol di Maurizio Spezzaleglia! Che riporta per la terza volta in vantaggio il Città di Messo. Ora subito il rinvio per Del Piero, che colpisce il palo di esterno. Ancora attenzione Del Piero! E c'è probabilmente la diversione di Casetta. Viene Mucciera rispetto alla terra, vuole la ripartenza con Spezzaleglia, può calciare di porta Spezzaleglia, lo spinge Bau, fa ancora Spezzaleglia, ancora un miracolo di Bau, completamente falloso, fallo a due, fortuna del adesso il fallo di seconda, attenzione che arriva la palla, Spezzaleglia la parte vuota e il gol Maurizio Spezzaleglia a 5 secondi dal termine mette in cassaforte i 3 punti del Città di Messo con il gol del 4-2, doppietta personale e primi 3 punti dunque per i messesi, che sembrano ora al sicuro. So che mancano solo 5 secondi, grande protesta del Villorba per il fallo a 2, dice che il tiro libero segnato a proprio favore, attenzione alla conclusione, tiro dall'ispirazione di Mazzoni, spinta la casetta, termina dunque il match, arrivano i primi 3 punti sudati ma meritatissimi del Città di Bresso, che si impone 4-2 sul futsal Villorba con le reti di questa battaglia su tiro libero nel primo tempo all'11esimo, poi la ripresa all'1-1 del Piero al primo, Mezzani al quarto 2-1, Mazzoni al quinto 2-2, Spezzaleglia al 12esimo 3-2, ancora Spezzaleglia a 5 secondi dal termine, il definitivo 4-2.